Ciao a tutti gli amici di Accesso Riservato, io sono Francesco Bommartini e oggi ho il piacere di avere con me i Love Sick Duo. Ciao ragazzi! Ciao, Ciao! ciao, ciao. Allora, voi mi chiamate da Bologna, io vi chiamo da Verona, non siamo neanche così distanti, ma quello che ci unisce ancora di più è la musica e in questo speciale Top 3 voglio appunto chiedervi quelli che sono i vostri tre album preferiti, i tre album preferiti di Francesca e i tre album preferiti di Paolo. So che è una domanda sempre complicata da affrontare, soprattutto per musicisti che magari ascoltano tantissima musica, suonano, eccetera, eccetera, però è questo il bello, insomma, un po' di questo piccolo format, piccolo ma sincero. Chi vuole cominciare? So che avete anche i dischi fisici, vero? Non li abbiamo preparati tutti qui, Ok, però ce li diciamo, sì, ce l'abbiamo. Inizio io, questa domanda mi destabilizza un po' perché ci sono, a me piace, cioè, ci piace tanta roba che non c'erano gli LP, magari, quando tipo, non so, ne metterei un disco di Hank Williams, ma non sono tutti singoli, diciamo, raccolte, quindi beh, non so. se vuoi qua c'è libertà completa, insomma, vedi. Ok. Allora. Red-Headed Stranger di Willie Nelson. Ti chiedo anche perché e quando l'hai conosciuto, per ogni disco. Allora, perché? Perché vabbè, sono un grandissimo fan di Willie e l'ho conosciuto, non mi ricordo, un po' di anni fa, perché andando a fondo di Willie, per esempio, ho conosciuto prima il pezzo Blue Eyes Crying in the Rain, che è molto famoso, quello, una ballad, e poi ho scoperto che era all'interno di questo album. Che è un concept album e quindi ha tutti i pezzi collegati con una storia. Addirittura è stato fatto un film dopo dove c'è anche c'è proprio Willy che recita. E questo album per me è pazzesco, cioè come sono stati messi dentro i pezzi, anche se certi non sono scritti da lui, ma tutta la storia è veramente un exploit pazzesco. Ok, perfetto. Numero due. Ecco. Numero due, scelgo un disco dei Beatles, anche se potrei scegliere intercambiabile. Ok. Non so se dire Beatles for sale, facciamo. Volevo dire Revolver, ma sono molti dubbi. Beatles for sale, anche se mi piace molto Revolver, ma Beatles for sale perché ci sono più pezzi che mi ricordano forse la prima parte dei Beatles, un disco vicino anche a Help e tutti gli altri, no? E quella foto è mitica, la copertina pazzesca, e mi lega anche molto a mio papà questo album perché lui è un Beatles maniaco, fanatico, e quello forse è un album abbastanza centrale dove ci sono tante sfumature loro. Preferisci di più la prima fase o la seconda fase dei Beatles? Non lo so, infatti ho scelto uno un po' verso il mezzo, così non lo so. Io avrei detto Abbey Road, però anche per me ce ne sono altri di intercambiabili, è più o meno allo stesso livello, No, insomma. Abbey Road è pazzesco, cioè però è talmente quasi mainstream come album che ho preferito magari un For Certo. Sale, per quanto sia mainstream, perché anche quello sono tutti gli album sono super Sì, beh. davanti. Per forza, dai, insomma, stiamo parlando di gente che ha completamente cambiato la faccia della musica, si può dire, comunque, insomma, ancora Anzi, oggi. guarda, visto che è venuto fuori l'argomento Beatles, a parte la maglia della frase, Infatti, guarda. infatti. Sto proprio finendo in questi giorni la serie di Paul McCartney con Rick Rubin su Disney Plus. Pazzesca, me la sto gustando un pezzettino alla volta perché non vedevo una cosa così bella da un po' di tempo. Ma qual è? Come si chiama? Si chiama 3-2-1 Paul McCartney, credo, o 3-2-1 McCartney. È tutto in bianco e nero, sono degli episodi da boh, 20 minuti l'uno, 25 credo più o meno, insieme a Rick Rubin, famosissimo produttore che ha prodotto di tutto e di più. E si raccontano le storie, una cosa, guarda, incredibile, Tra l'altro, veramente Rick così. Rubin ha prodotto anche Johnny Cash, no? Nella fase Sì, finale ha prodotto Cash, tanti della sua dischi di carriera. Cash, tra l'altro. Eh sì, e diciamo che con lui è un po' rinato, dicono le Sì, cronache, l'ha no? portato fino a praticamente fare poi tutta la session con i pezzi, diciamo, di cover dove c'è il famoso Hurt che tutti conoscono adesso, che non è un pezzo di Cash, chiaramente. Beh, io in Sì. realtà Rubin l'ho conosciuto per tutt'altro motivo, con gli Slayer, i System Ah of sì, è a vero, lui ha fatto tutto quel Down, e periodo. tanti altri gruppi, diciamo, estremi. D'altronde,
si capisce, insomma, guardando qualche poster qua sopra, che c'è una... Beh, questo è Phil Anselmo dei Pantera, per dire, non so. Poi sopra ci sono i Testament, ma sono tagliati fuori per il momento. Okay. Quindi sì, c'è una passione recondita da quel punto di vista. Passiamo al terzo disco. Terzo disco non saprei come rispondere, perché mi piacerebbe mettere un disco di Hank Williams, quindi scelgo un pezzo, Why Don't You Love Me. Ok. Non so, tra i tanti, uno molto bello, comunque, come se ci fosse un 33 che mi rimane in testa, ma è Hank Williams, dai. Ok. Per non fare un doppione, se non... Diciamo in generale, ecco, che... Se direi un altro di Willie Nelson, magari. Certo, certo. Ok, perfetto. Sì, sì, dai, ci vuole. Era in un ordine particolare oppure un po' così, dai? No, è dal momento. Ordine variabile. Variabile, sereno variabile. Passiamo. Ho fatto un casino, sto parlando io, perché almeno la frase che è più, ce le devi chiare. Ok, allora vai Francesca, tocca a te, con la maglietta dei Beatles. Sì, che non dirò Beatles. Io ho una lotta intestina con i Beatles, quindi sto cercando di assumerli, vedi, assumo le sembianze. Ok, lotta intestina nel senso che non ti convincono fino in fondo? No, adesso non sono qui a discutere niente, sono qui, io sono stata molto istintiva nella musica, molto viscerale, e quindi sono anche coi libri, quindi se una cosa mi prende di stomaco vuol dire che poi mi piace, se ci devo andare di testa mi richiede più sforzo, e i Beatles... Sono una di quelle band che mi richiede un certo dose di sforzo. Ah, ok, ok. Comunque, perché... condivido, ci sono dei gruppi che ti arrivano subito e altri invece che magari non ti arrivano anche quando li ascolti, magari cioè quando li approfondisci, poi alla fine non ti piacciono davvero in qualche modo. Altri invece che ascoltandoli poi dici, cavolo, ho capito adesso, no? Sì, e anche il fatto che quando una cosa mi è troppo... Se ne parla troppo, io tendo a evitarla e ad ascoltarla quando voglio. Okay, quindi... okay. Tutti dicono, devi sentire che bello. E tu che magari non hai lo stesso feeling subito di quel disco, ti senti come se non avessi compreso i Beatles, perché ti arrivano così come arrivano gli altri, però... Certo, ok. Però intanto... Mi arrivano in quel modo, poi intanto comprendo... Metti la maglia avanti, diciamo. Esatto, lo metto e dico, ok, dai, adesso mi ci metto. Comunque, il primo disco è assolutamente un disco che io... È il primo che ho comprato, che si chiama Rancid, dei Rancid. Yeah. Quindi già ti fa capire... La fra è più punk. È più quello. Punk, sì, direi. E quindi, la mia direzione. Di che anno parliamo, più o meno? Per te, intendo. 97, 98. Quegli anni lì. Okay. E il primo disco hai seguito molto quella scena dopo? O... Sì, ho seguito per 5-6 anni quella scena, e per me quando ho capito dove era il basso, ho sentito quel bassista, ho detto cavoli, ma è pazzesca sta roba, e poi in una musica dove invece il tecnicismo non è richiesto, e quindi insomma mi hanno flashato poi i testi, va bene. Forse uno dei, diciamo, diktat del punk è proprio quasi il disimparare a suonare, per certi versi, no? Ah sì, comunque non è la cosa fondamentale. È l'attitudine più che altro, insomma. Esatto, il testo, l'attitudine, no? L'idea più politica o più sociale che ti porta dentro. Lì. Chiaro, chiaro. Però in quegli anni che ho iniziato a suonare il basso, quando ho sentito quella cosa, ho detto, ah, però c'è anche questo. E quindi in quel disco c'è una dose di velocità e tecnicismo e parole pazzesca. E poi era il primo, quindi mi ha proprio fucilato. Il primo amore non si scorda mai. No. Secondo disco, che sono quelli che mi hanno cambiato sempre, è stato... tributo di Eric Clapton a Robert Johnson. Da lì ho sentito il blues e ho detto, ah, ma questa musica mi piace. Non è male. Ricordo che allora, il primo disco lo lessi sulla rivista, un magazine di punk, così lessi la recensione e dissi, prendo questo. Invece l'altro lo ascoltai a ricordi prima di prendere un volo. E sai che si potevano sentire di con le cuffie. Con le cuffie. Allora, sì, mi mettevo lì, ho ascoltato quello lì e ho detto, ma che cos'è?
E il terzo disco è tuttora grande disco per me, amore unico, idolo mio, è 20 Something di Jamie Callum, pianista, cantante inglese, un po' perché comunque quando mi sono approcciata al jazz ho scoperto lui che veniva dal jazz, ma è anche più blues, più pop, no? Quindi mi ha portato in un mondo diverso e non estremamente jazz vecchio. E comunque io suonavo il pianoforte, ho sempre amato Jerry Lee Lewis e non avevo mai capito come suonare con la sinistra così avendo fatto musica classica. E invece nel suo modo pianistico di suonare ci sento tantissime cose e anche ho avuto dei libri suoi in cui ho provato a suonare dei pezzi ed è molto bello sia come suona, come arrangia e allo stesso modo come canta, no? E poi io non sono una grande amante dell'inglese, diciamo proprio del British, eppure è un artista che mi ha fatto amare anche quel tipo di accento che per me che io amo più l'americano, ecco. Lovely. Paolo mi prende in giro e ascolti bene. No, tra l'altro mi piace molto. Tra l'altro ci sono dei cantanti inglesi che magari spesso cantano in un modo e quando li senti parlare magari vedi un esempio eclatante è Adele, che ha un accento sì. Cockney si chiama, dove sì. Non si capisce molto quando parla, cioè nel senso che si mangia comunque le parole in un certo modo, quindi è un aspetto interessante comunque anche di... della comunicazione, come cambia anche a volte, o come può cambiare a volte, perché poi invece esistono altri gruppi che paro paro, come parlano, cantano, vedi magari anche i Clash, a proposito rimanendo sul... Clash è altro gruppo che io ho adorato del punk, però non volevo dire Clash, perché non mi ha segnato all'inizio così come mi ha segnato quel disco. Certo, certo, no, beh, guarda, con la mia ex band i Clash erano uno dei punti di riferimento, quindi... diciamo che l'attitudine innanzitutto comunque effettivamente è importante. Voi l'Opsic Duo ne avete da vendere e quindi compratela, mi raccomando, perché appunto ne hanno in abbondanza e magari ecco, a proposito, facciamolo vedere All Over Again. Beh, e anche quello di Natale che è l'ultimo uscito, perché tanto mancano solo 52 mercoledì, domenica Natale, 51. Tra l'altro quello è un 45 giri, quello è un 33 e esiste anche la versione CD di All Over Again, sì. Sì. E invece dei singoli natalizi, no, immagino. O sì? No, infatti. No. Che bello! Verde albero di Natale, quindi un modo bellissimo anche per festeggiare il Natale. È numerato. Dell'anno prossimo, a questo punto. E, esatto. Ed è numerato. Quante copie ci sono? 200, cioè ormai non più 200, però massimo meno. 200 nella mia stampa. E poi, scusami, Paolo stava facendo vedere anche giustamente che ce l'ho anche io, l'altro lavoro che li riguarda recente, questo fumetto appunto col CD in fondo, contenente 16 brani di vari artisti di cui si parla appunto anche all'interno del fumetto e quindi... artisti country, bluegrass e quello che è il mondo a cui si rifanno i Lovesick Duo. Ragazzi, è stato un piacere. Piacere nostro. Grazie mille. Allora, alla prossima. Alla prossima, ciao, grazie. Grazie. Ciao.